Il Mal di Napoli rappresenta una delle più eccelse realtà museali del panorama internazionale. Ora è pronto per diventare un museo di prima fascia. Parla così il ministro della cultura Sangiuliano, che fa tappa al museo archeologico del capoluogo campano per inaugurare la nuova mostra dedicata alla mitica figura di Alessandro III di Macedonia, universalmente conosciuto come Alessandro Magno. L'immortale re e stoico condottiero macedone, 180 opere in esposizione fino al 28 agosto. Da citare i tre ritratti del re macedone e il mosaico che racchiude il racconto della battaglia di Gaugamela, che ci cattura un momento di guerra con Alessandro in sella a Bucefalo, inseparabile cavallo di mille avventure. Il ministro, accompagnato dal direttore del museo Giulierini, ha affermato che mostre del genere devono essere messaggere di cultura. Sangiuliano sottolinea l'estrema apertura mentale del condottiero Alessandro Magno. Ecco le sue parole. Alessandro è noto alla storia per le sue aperture, spinse il suo impero quasi ai confini con l'India, e quindi questo mosaico e questa mostra ci fa capire l'interazione che si è realizzata nel corso dei secoli tra l'Occidente con i suoi valori, la sua civiltà, e l'Oriente, che però per certi versi ci ha contaminati.